Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e come avete visto oggi ci sarà un altro video di riguardante Game of Thrones, per precisione l'incoronazione di Bran come nuovo re. Allora, prima innanzitutto vediamo come Bran è diventato re, appunto. Jon, dopo aver ucciso Daenerys, ovviamente non poteva più diventarlo perché gli Immacolati lo volevano morto. E invece Sansa, Arya e tutti gli altri lo volevano liberare perché comunque ha liberato il mondo da una possibile tirannia. E come compromesso viene mandata di nuovo la barriera. E allora, tolto Jon, Daenerys è morta e l'unico candidato possibile era proprio Bran. Cioè, non è che fosse magari il migliore tra quelli, forse. Non lo so, cioè, era l'unica co l'unico cosa, l'unico re possibile, diciamo. Perché venendo eletto e decidendo così di rompere la ruota, in quei 20 secondi in cui Tyrion dice che d'ora in avanti dovranno eleggere i lord più potenti e più influenti, dovranno eleggere il nuovo re, lì in quel momento si spezza la famosa ruota. Che è dalla prima stagione che vogliono rompere, ma ce lo fanno proprio in 20 secondi così. Comunque a spezzare la ruota in pratica è Tyrion, perché decide lui, fa d'ora in avanti facciamo così, quando muore un nuovo re si vota e si, se ne trova, si, tro e si trova migliore. Anche qua è stato votato Bran. Poi un'altra cosa è, cioè, alla fine è giusto che lo sia diventato lui, perché era l'unico possibile. Se ci pensate, Samuel, no, diventerà Gran Maestro, appunto. Edward Tully si propone, ma per fortuna che non ha votato. Secondo me Edward Tully re così a caso, appare dal nulla. Sì, sono io il re adesso, no. Sì, ditti e stai zitto. Okay. E poi altri due che cazzo sono, chi li ha visti, altri lord che non mi ricordo minimamente chi siano. Sansa appunto voleva un nord indipendente, quindi non c'entrava. Arya ha deciso di fare l'avventuriera e comunque non avrebbe accettato sicuramente il trono. Robin Arryn, anche lui è spuntato fuori da chissà dove. Era lui, non avrebbe neanche senso, ovviamente. Poi c'è il principe di Norn che neanche sappiamo come si chiama e è stato molto utile in questa stagione. Si vede solo là seduto così, dice niente. Serve un cazzo, neanche lui. Quindi Bran era l'unico possibile. Tyrion era prigioniero e poi vabbè, diventerà il primo cavaliere come è sempre stato alla fine. Quindi Bran era più che giusto, era l'unico possibile. E poi un altro dubbio che ho è che se Bran ha mentito sul fatto che non voleva il potere, cioè probabilmente lo voleva, cioè vi spiego, o ha accettato il suo destino, che aveva visto il suo destino che era quello di diventare re e l'ha accettato e basta. Oppure ha manipolato tra virgolette, tutta la situazione a suo favore per diventare appunto re e dimostrando che lui in realtà lo voleva il potere. Anche lì, quando Tyrion gli fa se avrebbe accettato l'incarico, e Bran gli risponde dicendo: "E perché pensi che sia venuto fino a qui?" È palese allora che o lo sapesse o lo voleva diventare, ha fatto in modo di diventarlo. Solo che non ci fanno sapere se quale delle sia, se in realtà lui voleva potere o se ha accettato il suo destino. E rimarrà un'incognita, ma aspetteremo i libri per vedere se ci saranno più risposte e come sarà il finale dei libri, se sarà uguale o diverso. Speriamo che almeno nei libri rispondano a un po' più domande lasciate aperte, e tipo quella di Varys. Le terre di Varys, dove sono finite, le ha spedite dove, le hanno perse, Poste Italia le ha perse,
Cioè, quindi boh, non lo so. E ci sono tanti incognite che non hanno, a cui non hanno risposto. È stata troppo veloce come stagione. È una gran pecca quella. Troppo veloce come stagione. Ci volevano più episodi per far capire meglio. E niente, questa era una veloce riflessione su Bran che diventa re. Fatemi sapere se, cioè, alla fine era l'unico possibile, secondo me. Non c'erano altre possibilità, quindi va bene così. Cioè. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate rispetto a Bran Re. E noi ci vediamo al prossimo video.